ulteriori rincari. Altri aumenti, quelli del costo delle materie prime agricole, innescate non soltanto dal precipitare della situazione ad est. La crisi ucraina è solo una delle cause che stanno infiammando i prezzi dei cereali. Al pari di petrolio, carbone e caffè, sono prodotti primari e mezzi di scambio internazionale. Nell'ultima settimana la borsa merci di Chicago si è registrata una variazione dell'1,5% per il grano e del 2% per il mais, utilizzato soprattutto nell'alimentazione degli animali. Il 20% proviene dall'Ucraina e l'effetto sui costi di produzione del latte è evidente. Tutte le aziende zootecniche di fatto andranno in sofferenza perché il costo di produzione di un litro di latte è intorno ai 45 centesimi, mentre il prezzo riconosciuto alla vendita è attualmente fermo ai 41 centesimi. Quanto al grano, bisogna distinguere tra tenero e duro. Il primo è destinato alla panificazione, il secondo alla produzione di pasta, che rappresenta una nicchia di mercato pari al 5% dell'intero flusso commerciale. Ma perché ha aumentato il suo prezzo? Quando una merce scarseggia sul mercato, le quotazioni salgono. È successo durante la pandemia con la farina andata a ruba. I produttori hanno fatto incetta di grano per riempire scorte e silos e ora che scarseggia, quelle scorte valgono molto di più. Esattamente il 108% in più rispetto al 2020 per il grano di importazione extraeuropeo. C'è stato poi il cambiamento climatico che durante l'estate, tra pioggia e siccità, ha fatto crollare del 50% i raccolti in tutto il mondo. L'impatto sui prodotti trasformati come pane e pasta sembra essere ancora contenuto. Il vero problema è la speculazione. Una speculazione, cioè quindi non un'inflazione che va a ridistribuire l'incremento su tutti i pezzi della filiera, ma qualcuno che trattiene di più e qualcuno che è costretto a svendere a prezzi più bassi rimettendoci. E per usare